Buonasera a tutti i telespettatori della Provincia TV. Questa è una nuova puntata dello Sport in Provincia e quest'oggi siamo qui nei nostri studi per parlare di calcio a 5. Tra poco avremo in collegamento telefonico i due mister delle due formazioni Civitavecchiesi, la SD Civitavecchia e l'Atletico Civitavecchia, rispettivamente Elso De Fazzi e Fabrizio Nunzi. Intanto iniziamo con l'introdurre la situazione delle due squadre che attualmente militano nella parte bassa della classifica. È ricominciato da poco la fase di ritorno del campionato di Serie C1 di calcio a 5, che vede rispettivamente la SD Civitavecchia in dodicesima posizione, mentre l'Atletico Civitavecchia in quattordicesima posizione, quindi, come dicevamo prima, entrambi in piena lotta salvezza. Iniziamo col descrivere le due formazioni, che sono essenzialmente due formazioni diverse, in quanto la situazione per la SD Civitavecchia sembra un po' più semplice, dato che questo è già il secondo anno che la squadra di Elso De Fazzi milita nella Serie C1. È una rosa essenzialmente giovane, che comprende tanti under 21, e ciò deriva anche dall'importanza data al vivaio giovanile, importanza che si è rilevata buona e sicuramente di rilievo, perché i ragazzi hanno dimostrato di saper giocare bene a calcio e soprattutto che hanno dato buoni risultati nelle ultime partite. Per quanto riguarda invece l'Atletico Civitavecchia, sicuramente una rosa più anziana o quantomeno d'esperienza, che però è associata a un buon numero di giovani e che naturalmente ritrovandosi in campo con elementi più grandi e che hanno molta più esperienza di loro, riescono ad ottenere un buon connubio sia di voglia di dimostrare e sia di esperienza da mettere in campo. Sicuramente elemento importante per l'Atletico Civitavecchia è stata l'inaugurazione dei campi di San Liborio che hanno portato a poter chiamare casa un campo che invece prima non avevano e quindi sicuramente un punto di riferimento per una squadra che altrimenti avrebbe dovuto militare in altri campi. E adesso però mi dicono dalla regia che siamo già in collegamento con Elso De Fazzi, il tecnico della SD. Mister, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera, mister. Allora, le do il benvenuto nel nostro studio, anche se non fisicamente, ma solamente al telefono. Forse è giusto iniziare a parlare della sua squadra. Quindi siamo da poco entrati nella fase di ritorno e la sua squadra ha già ottenuto due buoni risultati, sia con la Folgarella in casa che con il Velletri. Quali sono le considerazioni nella prima parte del campionato e cosa si aspetta per la seconda? La prima parte del campionato abbiamo cercato di seminare sapendo di avere una squadra molto giovane e soprattutto era ricca di infortuni. Adesso abbiamo recuperato qualcuno, in più è rientrato Cerrotta, quindi mi aspetto sicuramente che quello che abbiamo seminato andiamo a raccogliere. Bene, quindi come dicevamo prima, due ottimi risultati ottenuti, ricordiamolo, in casa con la Folgarella per 3-2 in un rocambolesco finale e un 3-0 con il Velletri fuori casa, tra l'altro. Come è riuscito a tirare fuori così tanto dai suoi ragazzi in un tempo, diciamo, breve, sicuramente? Sicuramente il merito è loro perché si impegnano tantissimo, addirittura in settimana ho dato loro un giorno di riposo e c'è stato il Mecchietto che si voleva allenare, quindi abbiamo fatto una seduta in più per chi ha voluto cercare di recuperare qualcosa, quantomeno anche dal punto di vista tattico, oltre che da quello atletico. Quindi do tanto merito a loro perché hanno veramente una gran voglia di dimostrare. Ebbene, allora, mister, io sento tanto entusiasmo dalle sue parole, quindi mi viene spontaneo chiederle quanto è lontana la salvezza e quanto è raggiungibile, in che termini, in che periodi, se possiamo azzardare. Per ora ci dobbiamo accontentare di dire che se finisse così il campionato sicuramente sarebbe una salvezza e ci dovremmo andare a lottare in un play-out, in una doppia partita e lì purtroppo nella doppia partita si fanno i conti anche con la fortuna, con le espulsioni, con gli infortuni, le varie assenze per vari motivi. Quindi per oggi è questo. Certo è lontana 5 punti, 4 punti, conta 3 punti perché sta il Fiorentino mi pare che ha 21, quindi è lontana 3 punti per ora, però vediamo un po'. Noi speriamo adesso l'Atletico ci faccia un bel regalo e che magari fermi il Fiorentino sabato e magari noi riusciremo a fare punteggio piano in casa per vedere quantomeno di giocarcela settimana dopo settimana. Certo dovremmo giocare una partita per volta. Ecco appunto, proprio quella casa, no? Quel fattore casa che
Vi è tanto caro, vi è stato tanto caro come sempre perché abbiamo visto durante il campionato che la SDC Civitavecchia in casa è un'altra cosa, come abbiamo detto fino adesso, ma abbiamo anche visto che fuori casa siete riusciti ad ottenere buoni risultati, quindi sfatato questo tabù. Beh, sicuramente sfatato, adesso speriamo di rimanere a questi livelli, anche se c'è da prendere, da prendere con le molle questo risultato, perché bisogna vedere fino a dove arrivano i nostri meriti, che sicuramente ci sono, ma anche fino a dove arrivano i meriti del Velletri, perché ho visto una squadra un po' demotivata, quindi la prima, diciamo, avremo subito la prova sabato in casa e subito il trasferta con il Forti, quindi avremo subito l'opportunità per vedere se è stato un caso o se veramente stiamo crescendo. Bene, mister, allora vi aspetta questo sabato in casa l'Alfa Turris, ultima in classifica. Sono 3 punti alla vostra portata, sicuramente. Beh, sono 3 punti alla nostra portata perché abbiamo dimostrato che in casa ce la giochiamo con tutti. L'unica paura è quella di sottovalutare l'avversario, un avversario che non è da sottovalutare in quanto nelle ultime 3 prestazioni ha tirato fuori 2 pareggi in casa per 2-2 e ha perso di misura 1-0 fuori casa con Real Tecchiena, quindi una squadra con la quale noi abbiamo perso 9-2 in trasferta. Quindi non so se si sono rinforzati o se hanno cominciato pure loro a entrare un po' meglio nei meccanismi di gioco. Certo, il palazzetto cioè imperativo è vincere, poi addirittura ragazzi che non mi interessa come, mi interessa solo vincere sabato. Come arrivate a questa partita dal punto di vista del morale? Immagino sicuramente più carichi, visti i buoni risultati, ma soprattutto dal punto fisico, iniziate a sentire un po' di stanchezza o siete comunque preparati in modo giusto per affrontare una partita del genere? No, guarda, approfitto per fare i complimenti al nostro preparatore Gabriele Colonna perché fisicamente stiamo veramente bene e chi non è all'altezza sta recuperando e sta facendo dei carichi di lavoro a parte, quindi veramente la professionalità di questo ragazzo si fa sentire e sicuramente sarà molto importante per la volata finale. Anzi, diciamo che abbiamo già previsto nel periodo di fermo al campionato un altro carico di lavoro importante che ci vedrà poi protagonisti nella fase finale del campionato, dove lì chi corre avrà più opportunità di portare a casa i 3 punti. Bene, mister, allora io la ringrazio per il suo intervento e vi faccio un grande in Grazie bocca al lupo sia per questo sabato sia per il campionato in generale. a te. Crepi il lupo, speriamo ci sei sabato anche perché ci porti bene. Certo, ci sarò in prima fila e Va spero bene. di continuare a portarvi bene. Va bene, ciao, Grazie, ciao. mister. Bene, quindi abbiamo sentito le parole di Elso De Fazzi, sicuramente. Diciamo che la SD ha ritrovato un po' la coerenza e soprattutto una continuità per quanto riguarda i risultati, non solo in casa, perché in casa lo sapevamo, la SD è molto pericolosa, si sente anche sicuramente la pressione del pubblico e quindi in casa si sente a suo agio, mentre invece fuori casa zoppicava un po' e i risultati tardavano ad arrivare, ma adesso probabilmente le cose sono cambiate, visti i buoni risultati ottenuti dalla squadra e si sente anche dalle parole del mister una buona convinzione sotto il punto di vista del morale, che sicuramente è aumentato, e sotto il punto di vista fisico, in quanto, come ci ha rassicurato il tecnico dei nerazzurri, hanno fatto un passo avanti e arrivano alle partite che contano per quanto riguarda la lotta salvezza con una buona preparazione fisica che sicuramente gli permetterà di trovare poi la continuità che gli serve per arrivare alla salvezza. Mi dicono adesso dalla regia che siamo pronti per il secondo collegamento con il mister Fabrizio Nunzi. Mister, buonasera, mi sente? Buonasera, sì, perfetto. Buonasera, mister. Allora le do il benvenuto, anche se solamente dal punto di vista telefonico, nei nostri studi. Mister, allora possiamo iniziare a parlare della sua squadra? La sua squadra che ha visto nella prima fase del girone di ritorno, più che altro l'evento dell'inaugurazione dei campetti di San Liborio che finalmente vi danno un luogo da chiamare casa. Ecco, quindi io le volevo chiedere quanto ha influito avere un campo tutto vostro dove potervi allenare e giocare. Beh, sicuramente è importante, perché abbiamo girovagato nelle ultime stagioni Campo dell'Oro, San Pio, perciò diciamo che avere il campo suo, tutto nostro, insomma, è importante anche per
per non dover sempre chiedere se è libero il campo per gli allenamenti, per l'organizzazione delle partite, insomma, per tante cose, ecco. Sicuramente questo vi aiuta e penso anche sotto il punto di vista del pubblico, perché avendo un vostro campo prima o poi, insomma, si creerà un po' quella tifoseria che vi seguirà quantomeno in casa molto più spesso di quanto non succedeva prima. Sì, infatti già che sei venuto hai visto, insomma, che nelle partite interne c'è già un buon pubblico, che insomma fa anche un bel tifo, diciamo, sicuramente è importante. E certo, dà al tutto un'altra atmosfera. Atmosfera che si inizia a sentire, ma non soltanto dal punto di vista del tifo, ma anche dei risultati, perché giocando in casa avete ottenuto buoni risultati, a partire dalla partita con il Marino, che è stata un po' quella della svolta, perché post derby venivate da una situazione difficile, con tanti indisponibili, e invece quella col Marino poteva essere una prestazione difficile, avete fatto bene. Avete fermato in casa la Lazio con un pareggio che io ritengo ottimo per vista la partita e vista la posizione della Lazio in classifica, poi però purtroppo due passi falsi. Cosa è successo? Ma guarda, con Capirulina sinceramente non c'era nulla perché stavo male, però insomma, parlando con chi stava al posto mio, abbiamo retto fino a quarto d'ora dalla fine, dove è più o meno 2-1, a quarto d'ora alla fine perdiamo 3-1, abbiamo preso un palo e sull'azione, sulla ripartenza loro è stato espulso Simone Rangini e purtroppo hanno fatto in superiore numerica 4-1 e diciamo che la partita si è chiusa lì. E invece quando Valorigiani hai visto la partita, secondo me nonostante sia una grande squadra, tutte le assenze che avevamo, insomma, chiude il primo tempo, vinciamo 2-0, 2-1 su un errore arbitrale, poi ci ha dato due rigori contro, voglio dire, non è sempre così, però stavolta penso che la vittoria della Lodigiani sia più merito degli arbitri che per merito di loro, insomma, ecco. Certo, come ci dicevamo, poi giustamente anche lei ha sottolineato che la Lodigiani è prima in classifica e a pieno merito, possiamo anche sottolinearlo. Penso che ha già vinto la Coppa Lazio e ha superato, ha vinto il primo turno di Coppa Lazio contro di Coppa Italia contro Foligno per 3-0. C'ha 10 punti di vantaggio sulla seconda che incontrerà sabato. Perciò se sabato vince contro la Forgarella che è seconda, va a 13 punti e penso che ormai il campionato, diciamo che a 4 dopo 4 giornate d'andata è già finito. Perciò vi dico tutto, insomma, sulla forza della squadra, ecco. Ma certo, sì, appunto, i numeri della Lodigiani, insomma, sì, sono sicuramente stratosferici e voi avete fatto quello che potevate, soprattutto in casa avete cercato di metterla in difficoltà e a mio parere ci siete riusciti per la prima parte della gara, poi quello che è successo, insomma, non mi sembra neanche giusto stare qui a recriminare errori arbitrali. No, assolutamente, per Certo, carità. questo Sono contento della sicuramente. prestazione, sicuramente, certo che se in casa facciamo sempre quelle prestazioni lì, voglio dire, l'altro giorno solo la Lodigiani poteva uscire indenne dal campo, perché insomma poi nelle partite precedenti sia Marino che Lazio ci hanno rimesso un po' qualche punto, perciò voglio dire, se noi facciamo in casa quelle prestazioni lì, a salvezza è possibile, anche perché in casa avremmo molte partite. Certo, sicuramente in casa potete ben sperare, questo è poco ma è sicuro. Per quanto riguarda invece i problemi che ha riscontrato la sua squadra, possiamo dire che ce lo eravamo già detti, glielo avevo già chiesto. La sua squadra faceva un po' di fatica, lo abbiamo visto anche nel derby nei primi minuti, e peccava un po' di nervosismo nei minuti finali, che questo vi portava poi ad accumulare espulsioni o ammonizioni che vi toglievano giocatori importanti alla rosa. Posso dire che il problema dei primi minuti l'avete risolto, e il problema del nervosismo sul finale invece un po' no. Lei cosa mi dice a riguardo? Purtroppo ci accompagna dall'inizio, ci sono oltre ai tanti infortuni, ci sono sicuramente squalifiche che ci hanno penalizzato molto. Adesso sabato mancherà ancora Tangini, Simone per squalifica. Diciamo che purtroppo quando una squadra lotta per non retrocedere, il nervosismo c'è sicuramente, dipende da tanti fattori, però questo porta pure poi a penalizzare la stessa squadra le partite che verranno e sta succedendo proprio questo. Certo, il problema delle assenze purtroppo vi perseguita già da un po', però invece, come sottolineavo prima, avete fatto un passo avanti sotto quello che è il punto di vista della concentrazione nei primi minuti di gioco. Su quali punti ha lavorato per migliorare questo aspetto? Beh, diciamo che avevamo peccato tanto su questi primi minuti, avevamo preso gol in tantissime partite, sia nei primi minuti del primo tempo che nei primi minuti del secondo tempo. Ma è stato più un lavoro di parlare con i ragazzi più che allenamento, una cosa mentale.
eravamo focalizzati i primi minuti, concedevamo sempre troppo e abbiamo perso secondo me qualche punto proprio per questi minuti iniziati male. Adesso momentaneamente stiamo facendo un po' meglio, anche se dei punti ne arrivano pochi. Beh, io vi auguro che ne arrivino il più possibile, anche perché, insomma, in una lotta salvezza come quella che state vivendo voi, sicuramente punti sono indispensabili. E parlando proprio di lotta salvezza, quanto è possibile arrivare ad una salvezza entro la fine del campionato e quanto ci crede lei in questa salvezza? Ma io la salvezza la credo possibile, anche passando per i playout, perché poi sono un'opportunità in più per salvarsi. Chiaro, adesso la salvezza diretta è molto lontana, sono molto più vicini i playout e un passo alla volta puntiamo insomma a quelli, almeno arrivare ai playout. Abbiamo a mio avviso un calendario abbastanza favorevole nel ritorno, perché col fatto che all'andata abbiamo fatto un turno più fuori casa per la mancanza di campo, addirittura nelle ultime 8 partite ne avremo 6 in casa. Voglio dire, è chiaro che È si un fattore deciderà che vi tutto agevola un po' negli ultimi questo. 2 mesi per noi, tutto negli ultimi 2 mesi di campionato. Bene, quello che sicuramente vi agevolerà un po' il fatto di giocare in casa, io ve lo auguro. Però volevo sapere da lei, come ricordavamo prima, voi siete neopromossi quest'anno, l'anno scorso avete vinto un campionato di C2. Quanto può influire dal punto di vista mentale e psicologico sui giocatori passare da un obiettivo così bello che è quello di vincere un campionato di C2 e salire in C1 a lottare poi in C1 per la salvezza nella fase di ritorno? Ma sicuramente ha influito a livello mentale, perché magari si pensava che fosse più facile. Invece poi quando ti trovi invischiato nella situazione come questa ci vuole molta testa per uscirne fuori. È proprio quella che stiamo cercando di mettere, anche facendo parecchi errori. La stagione dell'anno scorso è stata una stagione esemplare, dove insomma ci è andato praticamente sia dagli infortuni che dalle squalifiche, ci è andato tutto bene, addirittura miglior difesa di tutti i campionati di C2, abbiamo vinto con 6 punti di vantaggio sulla seconda. Voglio dire, è stata un'annata di quelle che capitano una volta ogni tanto. È chiaro che quest'anno è andato per il momento, non dico tutto storto, ma insomma tante cose sono andate storte, però io una cosa che dico sempre, alla fine i punti che c'è sono quelli che te meriti, perciò per questi passi dobbiamo fare di più, E certo, e sicuramente. poi sicuramente è un connubio di cose che comunque porta ad avere un po' più o un po' meno fortuna o sfortuna, Certo. che dir si voglia, quindi comunque risulta un po' inutile additare la colpa alla sfortuna in No, certe no, situazioni. assolutamente, in modo più assoluto. Bene, mister, io la ringrazio per il suo intervento, le faccio il mio più grande in bocca al lupo per il continuo del campionato. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, mister. Bene, abbiamo sentito anche la voce di Fabrizio Nunzi, che sicuramente è un po' rinfrancato dai risultati e soprattutto dall'avere finalmente un campo che possono chiamare casa e sul quale ultimamente hanno raccolto anche buoni risultati. Io penso che con questo sia tutto, ho cercato di analizzare al meglio, la situazione delle due squadre di calcetto con l'aiuto anche dei due mister e quindi vi porgo il mio augurio di una buona serata e vi rimando a tutti alla prossima puntata dello Sport in Provincia.